riconoscimento particolare e lo abbiamo intitolato Appoggio Bracciolini. Per noi, fra l'altro, una ricorrenza importante perché la celebravamo proprio insieme a Carlo Fabbri e ad altre persone pochi giorni fa, perché quest'anno ricorre il 680° della Fondazione Terranova Bracciolini. Infatti la prima pietra è stata messa nel settembre del 1337 e abbiamo avuto anche occasione di approfondire il seicentennale, i 600 anni di alcune, per l'appunto, scritti di Poggio Bracciolini, che per noi rappresenta una persona estremamente significativa e importante nella nostra storia, a maggior ragione perché ci ha dato anche il nome sostanzialmente, perché alla Terra Nuova Fiorentina si è poi aggiunto nel corso del 1800 proprio il nome Bracciolini. Quindi quando abbiamo deciso di istituire un riconoscimento ci è venuto immediato pensare che il riconoscimento si chiamasse proprio Poggio Bracciolini, perché esprime l'identità della nostra comunità. E da questo punto di vista il primo, ne abbiamo istituiti di fatto due, uno alla memoria che è già stato consegnato quest'anno, che è la sezione alla memoria, che è per il capitano Giancarlo Battagli. Io ci tengo a ricordarlo perché è un'altra figura importante. Come sappiamo il capitano Battagli, con di fatto un gesto eroico, scelse di rimanere sul proprio velivolo per dirottarlo e non farlo cadere sull'abitato di Lapolano. Questo io lo dico sempre perché veramente ci credo e credo sia anche una cosa estremamente bella. Di fatto quando incontriamo le scuole di Lapolano ci viene da pensare che alcuni di quei bambini ci sono grazie a quel gesto eroico, perché probabilmente ha salvato i nonni e gli avi dei bambini che oggi sono e frequentano le scuole di Lapolano. E probabilmente quel premio è molto meritato non solo perché il gesto eroico in sé, ma in genere un gesto di genere non è mai estemporaneo. Perché dico questo? Perché quando si deve decidere in una frazione di secondo quello che fare, secondo me viene fuori la natura vera della persona. Quindi se il capitano Battagli, o meglio Giancarlo, come piace chiamarlo ai terranovesi e anche agli abitanti di Lapolano, ha scelto in quel modo è perché il suo animo, il suo spirito di servizio era teso in quella direzione, perché poi i secondi si viene fuori per quello che si è. Capitano Battagli in pochi secondi ha scelto di sacrificare se stesso e di salvare la popolazione. Quindi ecco, nella sezione alla memoria il primo riconoscimento è stato consegnato alla moglie di Giancarlo, tra l'altro è stata una bellissima iniziativa. Poi dovevamo pensare però alla sezione ovviamente dei riconoscimenti, Poggio Bracciolini, a chi ha dato un contributo importante, lo sta dando tuttora alla nostra comunità. Poggio, il riconoscimento riguarda tutti i settori, si va dalla solidarietà allo sport, il lavoro, la cultura, la politica, chiunque si è distinto nel valorizzare Terranova e il Val d'Arno di fatto. E pensando a cinque riconoscimenti, i primi che ci sono venuti in mente sono proprio lì stasera è presente, appunto Giulia è nel traffico, ma insomma c'è la sua famiglia, ci sono i suoi genitori e speriamo che in autostrada possa riprendere il corso normale e essere anche lei qui per la consegna del riconoscimento. Abbiamo pensato per l'appunto a cinque persone. Due riguardano l'ambito sportivo, intanto gli chiederei già un applauso, che sono per l'appunto Giulia Capocci e Lara Mori. Servizio e quindi volevamo consegnare, consegneremo il riconoscimento anche a un sindaco che è espressione della terranovesità e dell'impegno in politica, è Enrico Tigli. Tutto questo lo dico a nome dell'intero Consiglio Comunale, perché queste sono scelte che sono state condivise da tutti e quindi esprimo di fatto all'unanimità quello che era il desiderio della nostra comunità. E chiediamo veramente di accoglierlo come un gesto di gratitudine che la comunità terranovese fa a delle persone che hanno dato un qualcosa in più e hanno aggiunto un valore a quello che è il nostro tessuto. Dicevamo prima il Consiglio Comunale, concludo con questa cosa prima di entrare nello specifico, che uno dei valori aggiunti, indipendentemente
dipendente dalla parte politica amministrativa di Terranova è la coesione sociale. La nostra è una bella comunità e ancora oggi mantiene una bella coesione. Lo fa soprattutto nel mondo dell'associazionismo, le persone si impegnano per il volontariato e le associazioni sportive sono uno degli elementi di valore che fanno sociale a Terranova. Lo fa nel mondo della scuola, della cultura, lo fa nel mondo del servizio, lo fa a maggior ragione anche nel mondo del lavoro, perché sappiamo quanto oggi sia importante l'occupazione per ciascuno di noi e il lavoro.